Riserva Ivi, sulle frequenze di Contatto Radio Popolare Network. Seconda parte di Riserva Indie, quella dedicata agli ospiti in studio. Con noi stasera, direttamente da Bologna, c'è lo Stato Sociale. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Allora, abbiamo qua in studio, ce li siamo segnati perché sono Lodo, Bebbo e Albi, giusto? Abbiamo siamo detto voi. Bene i vostri siamo nomi? Voi. Ve li siete segnati scrivendo in piccolo però. Perché? Perché le difficoltà di lettura erano proprio date. No, perché allora li ha scritti Maurizio. Io nella calligrafia di Maurizio ho un po' di difficoltà, quindi mi dovete scusare. Comunque, benvenuti a tutti e tre. Loro sono venuti qua, ci hanno portato il loro album, Turisti della Democrazia. Allora, ragazzi, la prima domanda è, come sempre, d'obbligo per tutti i gruppi. Parlateci un po' di questo album. È la nostra prima antologia. Perché... Il greatest hits subito così. Sì, noi siamo appassionati delle raccolte e dei dischi in vendita agli autogrill, quindi abbiamo deciso di fare un album il più possibile rappresentativo di questa forma così, discografica. Turisti della Democrazia. Turisti della Democrazia è il primo disco dello Stato Sociale in uscita, no, anzi già uscito da un pochino per Garrincha Dischi. Ci sono 5 canzoni o 6 canzoni che c'erano già negli EP, nei vari 8 EP. Canzoni. Sì, metà è una roba che avete già sentito o hanno già sentito o era già stata pubblicata. Quindi si può skippare tranquillamente tutte, 8 tracce. Tutte si possono skippare. Sì, tranquillamente. Quindi potete comprare questo album Garrincha Dischi, skipparlo tutto, quindi un ascolto anche veloce. Sì, è 4:33 di quello. No, seriamente, allora, quali sono? Ci sono, appunto, avete detto, varie canzoni che erano già contenuti nei vostri precedenti EP, che sono pop, sì. pop o welfare pop, io sapevo, esatto, e poi altre cose che erano uscite solo in digitale come cromosomi, abbiamo vinto la guerra e sono così indie, esistevano in versioni precedenti che poi sono anche maiale e poi sono state riarrangiate per il disco. Quindi anche canzoni contenute all'interno di Amore ai tempi dell'IKEA, che è un altro EP che avete fatto, uscito sì, qualche tempo fa. È uscito a marzo-aprile scorso, sempre per Garrincha, la nostra prima collaborazione con l'etichetta. Quindi avete deciso di raccogliere tutto finalmente in un unico disco, sì, con inediti. Un po' di cose vecchie e un po' di cose nuove. Come giusto che sia. Ma sì, per un'ottima compilation. Allora, il primo brano che ci andiamo ad ascoltare è Sono così indie, una canzone su cui, insomma, si può dire un po' di cose. Sì, se ne possono, vuoi che te la racconto adesso? Te la racconto dopo. Certo. Siccome ho scritto io quel testo, è un testo che parla di me, fondamentalmente è un po' una lista della spesa, se vogliamo, non ha una particolare profondità. Sono cose che mi sono successe, che succedono e che succedono a tanti altri e non c'è niente di male, le sono messe in forma da farci un paio di risate sopra, poi ci sono i rosiconi che sono un po' ovunque, che se la prendono ed è un po' un dispiacere per loro. Invece per noi che ci facciamo su così un po' una risata e un po' un sorriso amaro effettivamente per alcune cose che lasciano il tempo che trovano, è una roba... fatta con leggerezza e fatta anche una canzone molto brutta. Esatto, perfetto. Allora ce l'ascoltiamo e dopo magari torneremo a parlare. Sono così indie. Blog è fuori moda. Sono così indie che Flickr è fuori moda. Sono così indie che Twitter già era per sfigati. Adesso da redattori sì, ma da redattori dell'Espresso. Neanche di Panorama. No, proprio dell'Espresso. Sono così indie che mi piace l'hip hop. Chiedimi cosa mi piace e ti risponderò Anticon. Sono così indie che non apprezzo il... ma lo vado a vedere comunque perché ci vuole un giudizio rotondo e completo. Arriva da solo col chitarrino, chiede 3.000 euro, vuol dire che è bravo. Sono così indie che il mio nome su Facebook è il nome della mia band. Anzi no, è il nome del mio progetto hardcore parallelo. Giorgio Capper versus Luigi Tecno. Sono così indie che con la musica non ci arrivo a fine mese, ma i soldi per la bamba e i Bloody Beetroots invece ce li ho sempre. Sono così indie che mi piace andare a ballare. Sono
così indie, sempre nella lista di chi suona. Sono così indie che ho iniziato a fare il DJ. Sono così indie e tra poco uscirà un EP. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie che ho iniziato dallo scratch, alla fine ho rotto tutti i vinili di papà. Da pentapartito, via. Mi tolgo gli occhiali grossi da pentapartito e mi metto i Ray-Ban, via. Mi tolgo i Ray-Ban e mi metto qualche altra mongolata colorata, per esempio quelli di Kanye West nel video coi Daft Punk. Titolo Stronger. Sono così indie che devo comunque fare una smorfia quando mi fotografano. Ma se non faccio una smorfia, allora faccio la smorfia che non mi accorgo che mi stai fotografando. Sono così indie che compro solo magliette artigianali autografate e spendo un culo di soldi. Le prendo su eBay, sul sito ufficiale, una volta sul MySpace. Ma a casa da 4 anni ho un problema. La mia fidanzata anoressica, bulimica e succhia cazzi, ci vomita sempre sopra. E non posso più entrare al covo, al Magnolia, al circolo. Però posso andare alle feste dei Crookers e arrivare già vomitato. Sono così indie che mi piace andare a ballare. Sono così indie sempre nella lista di chi suona. Sono così indie che ho iniziato a fare il DJ. Sono così indie e tra poco uscirà un EP. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie, oh oh oh. Sono così indie che ho iniziato dallo scratch, alla fine ho rotto tutti i vinili di papà. Sfiga, solo che sfiga. Sono così indie che ho riportato in voga le camicie a quadrettoni. Perciò, cari amici miei non curanti del look, occhio, che tra poco si torna di moda. Allora, sono contento perché ho proprio una camicia a quadrettoni, per cui tornerò di moda presto, ragazzi. Grazie per aver rilanciato questa moda. Ah, l'abbiamo fatto per te. L'avete fatto per me. Perché anch'io sono così indie, come dite voi nella canzone. Allora ragazzi, spulciando nel vostro Facebook, allora qualche curiosità, tanto per cominciare, General Manager Domenico Scilipoti. Ecco, dobbiamo a voi la responsabilità di questo. Vedete che non me la ricordavo più questa cosa qua. È stato cambiato di recente, una volta era Giuliano Ferrara. Abbiamo licenziato Giuliano perché abbiamo avuto un po' di problemi con lui. E soprattutto nel dormire nella stessa stanza in tour non riuscivo a dormire, poi a battipaglia non ci riesce proprio. In realtà il rapporto che intercorre, che è nato con Domenico, risale a qualche tempo fa, al 14 dicembre di quella volta che stava per cadere il governo, e ci siamo presentati, pagati un 200-300 euro noi e un gruppo di magrebini sotto il Parlamento. Solo noi potevamo entrare in quel punto di Roma in quel momento, con un cartello di sostegno a Domenico Scilipoti, uomo d'onore, uomo che è una mente libera e sa liberamente scegliere da che parte stare. Ci siamo trovati bene con lui come datore di lavoro, abbiamo detto è un peccato interrompere così questo sodalizio, sarebbe bello proseguire, andare avanti e lavorare ancora assieme, e lui si è proposto perché pare che non abbia un lavoro in questo momento, e quindi lo facciamo anche per lui. General Manager dello Stato Sociale, allora Domenico Scilipoti. Mimmo Scilipoti. Allora, altre curiosità, tra le vostre influenze, Rino Gaetano, Daft Punk, CCCP, Sergio Leone e soprattutto la pompa inaudita,
grande, dove c'è un link che io ho provato ovviamente a linkare da vecchio maiale quale sono, e non si apre la pagina di YouTube. Come è mai? Stato uno dei giorni di più grande lutto della mia vita da quando hanno tolto quel video. Allora, il video della pompa inaudita è un video in cui ci sono Leo Anibaldi e Lori D, che sono due storici produttori elettronici italiani, ospiti all'istruttore di Giuliano Ferrara inizio anni 90, circa 92-93. E sono stati invitati lì perché all'istruttoria quella sera dovevano fare un servizio sulla nascente scena rave in Italia, e Lori D e Anibaldi erano effettivamente due grandi esponenti, lo sono ancora tuttora, del fare la legna. E Lori D, che all'epoca era alto, ai suoi principi di allampanamento, che non capiva un cazzo, sotto l'effetto di chissà quale droga, sembrava Lorenzo di Guzzanti, ok? Per darti, ok? E ha raccontato a Giuliano Ferrara che cos'è fare l'elettronica, no? Quindi una serie di questioni psicoacustiche, per cui c'è il dare la pompa e fare la pompa inaudita, e raccontava per cui i bassi sono la parte che tu percepisci, no, fisicamente, mentre le frequenze medio-alte sono le parti fastidiose del suono. E lui faceva questa cosa, un simposio tra lui, Leo Anibaldi, che è bassettino e drogatissimo anche lui, e Giuliano Ferrara. A un certo momento hanno dato prova della pompa inaudita, che tra l'altro avevano lì una Roland, un sequencer che andava abbastanza di moda all'epoca, e Anibaldi ha suonato quello che era un break hardcore, fondamentalmente una roba abbastanza standard, e di fianco loro, nel completare il quadro, questo di florilegio del genio, c'era una Jo Squillo invasata che ballava. E l'hanno tolto perché Mediaset ha reclamato i diritti, e non c'è più su YouTube, né su Vimeo, né su tutte le altre, non c'è neanche su YouPorn, cioè la pompa inaudita. Speravo di averla rimossa dalla mia mente, me l'avete fatta tornare, no. L'avete tornare in auge. È una questione di la vecchia istruttoria di Giuliano Ferrara, la vecchia istruttoria. Ricordo puntate memorabili con Ferrara travestito da bambino, oppure vestito... Mentre lancia le uova alla TV. Esatto. Litigate con Sgarbi, insomma, proprio il peggio del peggio. La bella televisione di una volta, purtroppo. Ripercorrendo la cronistoria di Giuliano Ferrara, noi sappiamo che quello era il periodo storico, e lo sappiamo adesso dopo che ha fatto la lista antiabortista eccetera eccetera, è il periodo storico nel quale lui proprio sfacciatamente fece abortire tre donne, da che poi nasce il suo pentimento, rimorso di coscienza e lista di... Tra l'altro amici suoi hanno detto che ha fatto abortire tre donne semplicemente saltandoci sopra. in un colpo solo, perché ognuna erano 5 punti, però erano 50 punti se in un colpo solo le prendeva tutte e tre, ce l'ha fatta. È una scena splatter, molto splatter questa. Solo il pensiero, ecco, di questa Ed è tutto vero questo, tra l'altro. È story. È tutto vero, è tutto il molto dramma è quello, il dramma è quello. Che è vita vissuta vale doppio, comunque. Allora, ragazzi, io direi di ascoltarci un altro brano dall'album, poi suonate qualcosa dal vivo nel nostro studio. Che ne dite? Se proprio dobbiamo. A vostro rischio e pericolo. No, dai, non suoniamo niente. Allora, che brano volete passare dall'album? La traccia 12. Traccia 12, eh? Che non c'è. Passiamo dall'album. I burloni dello Stato sociale. La traccia 7? Traccia numero 7. Metti la 7. Il ladro di cuori. È l'unica che si piace ascoltare. Ladro di cuori, quella che fa il ladro di cuori, mi mandi di fuori. No, esatto, ecco, quella. Sì. A volte magari è il featuring con Ghigo Renzulli alla chitarra. Allora, ragazzi, parlateci un attimo di questo brano prima di ascoltarlo. Ah, è un pezzo di Felix Dauskert scritto da Lodo. Sono Felix Dauskert, vengo qua a raccontare quello che mi diceva Lodo. Niente, che praticamente siamo in tre a scrivere le canzoni. Alberto ha bisogno di lavorare all'IKEA per scrivere. Bebo ha bisogno di lavorare tanto nel suo lavoro per lamentarsi alle 3 di notte in lunghe email esistenzialiste. E io invece devo tornare a casa ubriaco alle 5 del mattino e rielaborare gli ultimi 10 anni di frequentazioni notturne più o meno casuali tra Festa dell'Unità e Compagneria Vaga in quel di Bologna. Ce l'ascoltiamo allora, Ladro di cuori, loro sono lo Stato sociale. Solo al locale a caccia di lanterne, prendendole per lucciole, mi faccio offrire da bere da Luca e cerco lei. Ricolmo di sobbalzi liceali, cercando la posa, la mira, il tempo atto a ordire un inganno. So muovere un dito a prenderci il fiato di mille persone su un palco, ma qui non so neanche parlare.
Il suo amico che ho buggerato oggi mi buggererà. Mi fa felice e mi accolga con quella sua faccia da gongolo. Gli chiedo di salvarmi la vita, lui mi dice vada lei. È la tua fan più affezionata ed è lei che avevo cercata. Venere scollata in corpo da Lolita, fin troppo cordiale per come saluta. Si scioglie intignata, il suo non essere abbastanza ubriaca, poi invoca una serenata. Cantami pop, fammi sudare la febbre. L'apatico è triste ma ho un ritmo che mi trascina. E intanto mi chiedo se cigno o gallina, com'è che ti chiami? Livia, Lidia, Livia, Lidia, Livia con la V, fa con le dita. E il delta di Venere si apre alla voce della mia fantasia di ladro di fuori col brufo. La porto a bere con un cane pastore, lei mi porta a spasso come un barboncino. Mi attrae quel divano e mi siedo. E Livia se ne va, perdendosi nei fumi del barismo cordiale. Il mio divano in similpelle è un amaro naufragare. La testa è fradicio di cazzate, anche il gin invece che grondare. Piange la solitudine atavica del cugino triste di Umberto Smaila. Io, perso ad aspettare un segno da Venere in vestitino, mentre qualche stronzo fa un filmino e grida vissuta della rockstar al bar del pescatore, di chi è finito sotto un camion di salva slip con le ali. Guardo culi che non potrà toccare, disegno curve che non saprò ricalcare. Mi chiedo ma a che serve il mercato, a fabbricare sogni o a rivalutare l'usato. E intanto sono stonato e Afrodite non arriva, la bocca è una maschera di saliva, il bicchiere un funicolo di ghiaccio. Qualcuno attorno starà pensando io mi piaccio, qualcuno stasera vado a fica. E io penso ai vestiti, alle macchine, alle cene, ai cocktail, ai cappellini, al conto corrente che perde degli uomini che sanno dire in cifra cosa hanno da offrire alle donne che sanno farsi pagare senza farlo pesare. Il partito negli ultimi 20 anni è andato a puttane come il re, e come il re ha iniziato a sparare. E con il re tornerà sifilitico col colpo sempre in canna, per la gioia di ogni massaia drogata. Non arriva giù non è sciupata, i suoi piedi di fata chissà dove l'avranno portata. Troppi amici, per questo non dice mi piace, ti salvo la vita. La vita è perduta. Non sono mai stato il bello del locale, a parte al pranzo di Natale, ma li conosco e so cosa hanno da raccontare. Voi siete belli e terribili come le tempeste, mettete sui dischi e dopo incendiate le feste. Normale stentiate a provare emozioni forti, d'altronde per essere leggende prima bisogna essere morti, puliti e pettinati ma morti, sempre 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 sulla lista ma morti. La mia generazione è una merda, Bologna è una merda, le donne sono una merda, gli aperitivi fanno tutti merda. I vestiti e i bicchieri di plastica mi hanno rotto il cazzo. Dovremmo essere nudi come vermi al macello su questa pista, a leccarci le ferite per il nostro tempo perduto, a rincorrere stronzate che nudi siete tutti più brutti e più veri, anche le belle fiche. Verdi, 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 verdi. Merde, voi non avete niente da dare, verdi. Ed è un furto quel poco che avete da chiedere alla vita. I commenti sul baffo? Ma sei dimagrito? Si schiaccia facendo l'attore, eh? Poi arriva un trentenne a caccia di quelli che la domenica mattina piange cagando sangue invocando la mamma. E in tavola una teoretica sullo spottonamento del secondo bottone della camicia. Cambia tutto, eh? Vero o no, fa agli altri che nicchiano mentre Gongolo mi dice vada lei. E io a lei dico: non ho mai salvato la vita una volta, figuriamoci la seconda. E senza dire nulla, Livia se n'è andata. Senza sapere di niente, senza nessun motivo per essere ricordata. T'avessi vista guardare la neve d'aprile per strada, poi non t'avessi più incontrata, forse t'avrei per sempre amata. Ladro di cuori, questi sono lo stato sociale, ospiti oggi a Riserva Indie, accanto a me ci ha dovuto salutare Francesca per impegni inderogabili. Ciao Daria. Francesca. Ciao. Ecco qua Daria. Ciao Daria. Ciao.
Allora, lode ad Aria, che abbiamo scoperto oggi anche essere una cuoca raffinatissima, veramente. Si è mangiato un sacco. Non ce l'aspettavamo. Per cui prima lode ad Aria dal punto di vista della cucina. Grazie. Abbiamo scoperto l'Antonella Clerici che c'è in te, dai. Vai. Allora ragazzi, vedo che siete pronti per una esibizione dal vivo, io però vorrei sapere qualcosa di più sui testi. Testi molto belli, ricercati, diretti, soprattutto chi scrive i testi? Ma i testi li scriviamo noi tre, Lodo, Bebo e Albi, appunto. Ok. A volte vengono corretti, a volte vengono completamente stravolti, a volte non si fa niente perché va già bene così. Però abbiamo questa metodologia per cui li scriviamo, ce li mandiamo, così abbiamo un riscontro diretto e immediato delle cazzate che stiamo dicendo. E poi Lodo di solito ci mette la chitarrina o il pianoforte, poi arriviamo io e Albi, prendiamo la chitarrina e il pianoforte, li mettiamo da un'altra parte, lontani sul disco di un altro, e ci mettiamo la batteria e il basso. Ecco, testi ci sono in giro un sacco di dischi con sopra delle tracce di chitarra. Tracce vostre. Testi molto diretti che però non vi hanno tenuto lontano soprattutto dalle radio, anche quelle, se vogliamo, un po' più grossi, network, diciamo, nazionali, grossi network nazionali, parliamo di Radio DJ, parliamo di Radio 2, che non hanno esitato a proporre un brano dal titolo molto esplicito come Mi sono rotto il cazzo. Abbiamo sdoganato la volgarità, è un po' la nostra funzione esistenziale, noi siamo figli della sottocultura televisiva di Mediaset di questi maledetti anni zero, non possiamo che abbassare costantemente il livello culturale di chi ci sta attorno, ma anche di chi ci vede da lontano, ma anche di chi passava per caso al bar e ha preso il caffè mentre noi eravamo a brindare con un cordiale. E quindi sdoganiamo la volgarità più che possiamo, perché sappiamo che lei tornerà indietro volendoci bene. Visto che alla fine comunque vince lei, sappiamo che quando poi quel cazzo che abbiamo sdoganato farà il giro del cetriolo globale e tornerà indietro, almeno apprezzerà che gli abbiamo fatto buona pubblicità. Sappiamo già dove andrà a finire. L'abbiamo mandato in gita. Allora, Daria, vuoi chiedere qualcosa ai nostri amici dello Stato Sociale? No, vabbè, c'è io una curiosità. Solo ricordo una cosa che non ha detto nessuno. Cioè, loro oggi sono in tre, però ci sono altre due persone che oggi non ci sono qua in radio. Li ricordiamo con tanto amore. Sono i fratelli Tastiera, che sono Checco e l'altro, come si chiama? Carota? Carota, sì. No, vabbè. Checco e Carota. Esatto, no, vabbè, è importante perché dal vivo sono in cinque e fanno del gran casino. La band è formata da cinque, siamo tutti quanti amiconi prima di essere scemi sul palco. Anche siamo grandi e vaccinati, vita. Siamo tutti quanti. Sì, abbastanza grandi e abbastanza vaccinati, non tutti, non benissimo. Sì, però abbiamo questa cosa qua che cerchiamo di essere degli amici prima che una band. Quindi gli altri due sono tornati a Bologna ieri sera perché uno lavorava e l'altro voleva andare a pranzo con i suoi, quindi perfetto. Ragazzi seri loro. Brava gente. Allora ragazzi, che cosa ci presentate dal vivo, live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network? Facciamo un pezzo che ci ha prestato Graham Coxon, ed è un ragazzo a cui vogliamo molto bene, l'abbiamo aiutato a disintossicarsi un po' di volte. Sì, sì, in gamba. E quindi niente, una canzone inglese, si chiama Britpop e fa più o meno così. Contare le pecore per addormentarsi, sarebbe bello avere un gregge. Tutto per me, di modo che non sia necessario farsi di cocktail approssimativi fatti da te. Che sei la più bella ma anche la meno brava nel servire avventori occasionali. Un po' come quello che prima ti cercava, quello coi baffi, il naso finto e gli occhiali. Forse non l'hai riconosciuto, ha cambiato taglio. Forse non lo sai, lui era qui per te, grande sbaglio. Forse lui mai avrebbe preso questo abbaglio. Non so cos'è ma nel formaggio ci metto nel caglio. Sono pop, sono cool, sono come tu mi vuoi. Sono un po' stanco di aspettarti e così. Per un po' vado via, ma ti lascio qui. Il pilota automatico, amore matico, aromatico al caffè. Shoot, 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 shoot
vediamo come fare per tornare a lamentarci di un'altra giornata di merda che ho passato con te. Sono storie d'altri tempi, abitudini a postumarci, meraviglie del mercato, arti sociologiche. Precisiamo i nostri ruoli, questo passo ci mancava. Io porto i pantaloni, tu ami gli animali, io porto pazienza, tu sei quella che si lava, i nostri contatti possono dirsi normali. E pompa la storia dell'innamorato scemo, talmente banale da sfiorare lo sceno. Meglio essere preda che predatore, meglio non dir nulla e far parlare l'amore. Sono pop, sono cool, sono come tu mi vuoi. Sono un po' stanco di aspettarti e così. Automatico, amore matico, aromatico, al caffè. Sono pop, sono cool, sono come tu mi vuoi. Sono un po' stanco di aspettarti e così, per un po' vado via, ma ti lascio qui. Il pilota automatico, amore matico, aromatico, al caffè. Britpop live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network. Questo è lo stato sociale. Allora ragazzi, complimenti per la vostra esibizione. Questo brano non è contenuto in Turisti della Democrazia? Britpop. È che non l'hai conosciuta perché aveva 800 bpm diversi. Ecco perché. Ogni battuta aveva un ritmo diverso. Virtuosismi nella nostra sala microfonica, certo. Per quanto riguarda lo stato sociale. Fatto questa cosa. Le chitarre di Lodo sono le chitarre dei calibro 35. Ecco, a ridaglie con sti calibro. Ogni settimana c'è anche qua Michele, torna fuori il nome dei calibro 35, in qualche maniera. Allora, intanto un saluto anche a Michele Borgia, che ci è venuto a trovare nel nostro studio. Rappresentante degli universitari di Pisa, Flavia, dietro di me. Dario, ovviamente. Veronica, se non ricordo male, il casalingo in redazione. Francesca, che purtroppo ha dovuto andare. E rappresentante di Garrincia. Presentalo tu, Dario. Abbiamo in sala, insieme allo stato sociale, Matteo. Matteo. Tra l'altro protagonista anche di un disco che mi ha appena consegnato, che si intitola, era l'ultimo ovviamente, Matteo Costa, Sono solo matti miei. Chissà, ascolteremo magari nell'ambito di qualche vetrina di Riserva Indie, magari il prima possibile. Ma oggi siamo qua per parlare dello stato sociale, però giustamente Daria mi diceva di aprire un po' una parentesi anche su Garrincia Records, vero Daria? Sì, infatti. Parliamo un po' di questa etichetta, ecco, chi vuole parlarne di voi ragazzi? C'è il capo. Ma guarda caso, è proprio lui. Caramba, che sorpresa, avvicinati bene al microfono. È il microfono che si è avvicinato a me. Avvicinati a te, perché io non mi sono mosso. Con la potenza della tecnologia di Contatto Radio, Matteo Costa ci parla di Garrincia Records. E allora, dunque, Garrincia Dischi nasce per fare in modo che esistano ancora i dischi oltre a YouTube e gli MP3, e fare dei dischi in italiano che cantano in italiano, fatto da gente italiana e di vario genere. Stiamo cercando un gruppo hip hop? Sì, anche un gruppo hardcore. Noi lanciamo un appello, potete chiamare il 329-95-94-951 e adesso, però, perché poi andiamo via e dopo non se ne fa più niente. Il primo che chiama ovviamente avrà la possibilità di farsi ascoltare da Garrincia Dischi e anche di avere un dedica in diretta da parte di Lodo, dello Stato Sociale. Esattamente, che potrebbe, insomma, sappiate che se per caso nessuno si fa vivo farò fare un disco hip hop a Lodo. Quindi è una cosa molto brutta e quindi io, insomma, proporrei che qualcuno si facesse qualcuno vivo. Chiami, anche milantandosi cantante rapper hardcore, insomma, cerchiamo di evitare alla nazione questa questo ennesimo supplizio. No, scherzi a parte. Allora, Matteo, io direi magari di ricordare qualche nome di Garrincia Dischi ai nostri ascoltatori. Okay, allora, anche perché ce ne sono diversi che li abbiamo già passati anche a Riserva Indie. Allora, faccio rapidamente le ultime uscite. È appena uscito i Chewing Gum con il loro secondo disco, che è molto molto bello. Ecco, Chewing Gum o Chewing Gum? Allora, loro sostengono Chewing Gum, detto con questa voce qua. No, Chewing Gum. Com'è che dico loro?
chewing, beh, comunque non lo so, lo fanno con la voce transessuale perché sostengono che è da lì che derivi il nome. E poi dopo abbiamo fatto The Warlus, tra l'altro livornese qui vicino, sì. Di recente, e Jocelyn Pulsar, che anche lui non si capisce come vada detto, se Jocelyn Pulsar. Comunque di recente, e lo stato sociale, queste sono le ultimissime uscite. Tra poco uscirà L'Orso con il loro terzo EP per L'Orso, esattamente. Queste sono le ultimissime uscite, poco prima 33 ore, Leli e Manzoni e quant'altro che adesso non mi viene in mente, e ricordiamoci Matteo Costa, sono solo matti miei, sì, che sei tu. Uscirà tra poco, tra una ventina di giorni, quindi basta. Restate in contatto con Garrincia Dischi sul sito ufficiale dell'etichetta, che è diventato solo uno shop, però poi un giorno mettiamo anche i contenuti. Allora ragazzi, io tornerei alla musica. Suonate qualcosa anche ancora dal vivo, magari più tardi, che ne dite? Quando vuoi. Benissimo, allora passiamo un brano adesso dal CD. Che brano passiamo? Io non ne conosco nessuno, vedi tu. Allora ti faccio un breve riepilogo. Abbiamo vinto la guerra, mi sono rotto il cazzo. Brutta. Pessima, cromosomi. Brutta. Vado al mare. Bella. Possiamo mettiamo Cromosomi, che è la canzone che ci piace di più. Cromosomi, che è la vostra preferita. Allora, due parole su cromosomi, ovviamente. Vai, sociologo, due parole su cromosomi. Il sociologo ci parla di cromosomi. Dunque, abbiamo analizzato attentamente. È anche una delle mie preferite, devo dire. Sì, ti ringrazio, mi riempi il cuore di orgoglio. Di orgoglio. E abbiamo analizzato attentamente il mercato discografico e ci siamo accorti che nessuno diceva che odiava il capitalismo, e quindi l'abbiamo detto noi. Questa è la storia di cromosomi. Parole nuove, filosofia nuova questa sera, Riserva Indie tramite lo stato sociale. Ci ascoltiamo Cromosomi e poi nuovamente un'esibizione dal vivo nella nostra sala microfonica.
se ne una ragione è suicidarsi. Ma chi sei? Cosa vuoi? Cosa valuti? Ma chi sei? Cosa vuoi? Cosa valuti? Va bene, lo ammetto, odio il capitalismo. Odio il capitalismo. Lo Stato sociale lo ammette, odia il capitalismo, e noi invece siamo a Contatto Radio, anche noi odiamo il capitalismo come voi. Ma sì, dai, però non abbiamo ancora urlato, urliamo, lo odiamo il capitalismo anche noi, come sono quelle cose che poi il primo la dice e tutti gli altri. E tutti gli altri gli vanno dietro, dai. In effetti. Sentiamo anche la voce dei fan dello Stato sociale. Flavia, che tu odi il capitalismo? Assolutamente. Bene, per cui abbiamo anche la voce dei fan, di una dei fan dello Stato sociale direttamente da Pisa. Ma non ribadiamolo così spesso. Andiamo a ribadire, che io devo studiare a Pisa. Non è mica una vergogna. No, ma non è neanche un vanto. Allora ragazzi, avete detto che ci fate qualcos'altro dal vivo, cosa ci presentate? Un pezzo sulla nostra patria, sull'Emilia. Bene. Un pezzo nostalgico. Una cover di Emilia Paranoica di Cicipi. Non siamo capaci. Pensavo, io l'ho buttata lì. Infatti era bello. No, abbiamo pensato alla nostra terra, ai nostri ricordi, ai nostri languori. E la cosa che ci è venuta in mente più di tutte è il maiale. E questo pezzo si chiama Maiale e parla di casa nostra. Live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Network, lo Stato sociale. Torna da me, posso cambiare, disse il commerciante cinese al cliente sospettoso sulla qualità. Senza di te io non so stare, urla la noia di un fedele, senza parabola. E che mica sei tu e mica sono io, è il vento che fa danzare per aria stracci di giornale. Il resto di Berlino, il giorno sono 24 ore, il mattino, il tempo. E se fuori piove, prova a spostare un po' l'antenna, che qua giù non si vede. Ti donerei. Ma non si butta mai via niente del maiale. E meno male che c'è la salute,
che se non ci fosse bisognerebbe inventarla d'altronde, che c'è di più bello della vita. E io l'ho vista da struccata appena sveglia, ma non perdere la speranza di andare in vacanza senza mai lavorare. Possibili code su raccordi stradali, riunioni aziendali, fanculo a cui non andare. Live dalla sala microfonica di Contatto Radio Popolare Networks, Networks addirittura, uno più. Plurale, uno più, questi sono Lo Stato Sociale, il pezzo era Maiale. Allora ragazzi, complimenti, so che Flavia ha una curiosità indotta da me, ecco Flavia, diciamolo, dai. Sono costretta a fare questa domanda che sicuramente non mi avrà mai fatto nessuno. E noi siamo costretti a rispondere? No, affatto. Allora, però io la faccio così proprio per darmi un tono, capito? Per poterlo scrivere su Facebook. Vabbè, dagli interessi del gruppo a quanto pare sono il campo nudisti, la briscola e il 3-7. La vera domanda non è perché siano questi, ma perché non c'è il vino. Perché non si può giocare a carte senza un buon bicchiere di vino rosso. Ragazzi. Brava Flavia. Abbiamo sbagliato. Allora... ci siamo dimenticati. Male, molto male. Hai ragione tu. Ne avevamo bevuto troppo. È che ormai era la normalità. C'è passato di mente. Abbiamo fatto un po' il giochino che una volta ad un festival c'era un mio amico che preoccupatissimo parlava al telefono con suo padre dicendo cazzo ho perso il telefono. È così. Allora, ho fatto il giro. Allora ragazzi, adesso ascoltiamo il brano, probabilmente quello che è più noto della vostra produzione. Che ha spalancato le porte di Sanremo. Che vi ha spalancato le porte di Sanremo e che, se vogliamo, è venuto fuori più da internet. Cioè, voi siete uno di quei classici gruppi, vogliamo fare un altro nome che gira in rete, come i Cani, se vogliamo che... Chi? Magari vi informo, insomma. Insomma, che sono usciti fuori da internet più che dai soliti canali che magari sono la radio, sono il circuito io, live. Io ti trovo estremamente simpatico, così come trovo ecco, però questa cazzata non do il 95% delle persone con cui mi interfaccio tutti i giorni. Però sentire dire che una band che al proprio esordio ha già segnato 170 date ed è figlia dell'internet mi fa abbastanza girare i coglioni. Però è vero che avete, sì. Siete comunque avete ha cambiato umore, mi sono girato un attimo, ho posato la chitarra. Ho detto solo. Cos'hai fatto per farlo incazzare così? Allora, 170. Quindi, figli dell'internet, però, diciamo, qualcun altro. No, volevo dire. Figli anche dell'internet. Esatto, cioè, comunque, siete comunque tra i primi gruppi, se vogliamo, che segnano questo cambiamento epocale nell'approccio. Ma ben venga. Lui voleva dire che l'internet è sempre incinta. L'internet degli altri è sempre incinta. È la mamma degli scemi. Esatto. Cioè, il differente approccio che c'è nella musica oggi. Cioè, siete in fondo anche voi un simbolo di questo differente approccio. Perché le radio magari passano meno musica italiana, la televisione vi ignora, il fenomeno nasce su internet, pur supportato da concerti live, e poi i media poi si accorgono. Ecco, volevo dire questo. Io credo che sia inevitabile perché ci sarebbe un discorso estremamente ampio. Facciamolo. Se vuoi, stiamo qui un'oretta e ne parliamo tagliando tutti quanti. Dopo montano, tagliano, fanno tutto loro. No, il punto è che internet è effettivamente una cosa fighissima. Cioè, nel senso che lì sopra puoi creare, fare tutto ciò che ti pare. Finché non arrivano i vari RIA, SIA e controllori a dirti che non potresti farlo in teoria. In realtà poi lo fai perché non te ne frega un cazzo ed è giusto che sia così. Così si muovono tutte quante le band ormai, perché è un modo di promuovere se stessi che non costa niente se non i 20 euro di abbonamento a casa. Quello che succede è che c'è una disattenzione totale o un aumento esponenziale del prodotto. Le due cose in realtà succedono assieme, quindi più cose hai da sorvegliare, più è difficile sorvegliarle tutte, per stare attento e fare un buon monitoraggio, quindi scouting, che dovrebbe essere quello che
fa quello che si occupa di musica fondamentalmente, perché scrivere le recensioni è una cosa noiosa, boriosa, che non serve a un cazzo, perché a me di sapere cosa ne pensa un altro di un disco non me ne faccio niente. Mi basta andare su YouTube, su SoundCloud e tutte le altre forme che mi dà la modernità e so già com'è il disco. Quindi lì inizia e finisce l'utilità della critica novecentesca. Poi ci sono quelli che fanno un buon lavoro, che sono appunto i vari Luca Galli, per esempio, di Blow Up, piuttosto che Affaticato di sentire ascoltare, per citare uno che non ha a che fare con l'establishment cartaceo, che vanno a cercare le scene, ascoltano, individuano e amplificano tutto ciò che sono delle realtà circostanziate in vari momenti in vari luoghi della musica. Quello, ok, può funzionare ancora ed è utile. Chiaramente noi andiamo a discostarci da questa nuova categorizzazione, proprio perché non siamo un prodotto interessante, perché a livello di critica musicale lasciamo il tempo che trova, ma siamo un prodotto estremamente vendibile perché facciamo i coglioni, no? Magari diciamo delle cose carine, giuste, interessanti, ma facciamo i coglioni e siamo contenti di farlo perché ci divertiamo facendolo. Quindi da una parte quelli che dovrebbero saper parlare della musica non sanno più cosa dire, dall'altro lato quelli che vorrebbero passare un prodotto estremamente leggero si trovano un po' in difficoltà, però alla fine dicono funziona, quindi è inevitabile che il percorso ce lo costruiamo da soli, quello che ci sta in mezzo è diventato inutile. Per cui è un segno dei tempi anche questo mutato approccio. Segno dei tempi anche questa grande supercazzo. Io non ho capito niente. Non ho capito niente. Però non chiedere di rispiegarglielo perché non abbiamo tempo. Abbiamo tempo invece di ascoltare allora il brano appunto che vi ha lanciati. Se vogliamo lo facciamo presentare da Flavia. Dai, dati al turpiloquio. Con molta gioia presentiamo Mi sono rotto il cazzo. Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più, si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città, degli aperitivi a 10 euro e clima di terrore a gratis, dei giovani di sinistra rivisti bugiardi senza lode, gente che in una gara di idiozia riuscirebbe ad arrivare secondo. Mi sono rotto il cazzo di quelli che vogliono andare un anno all'estero, ma prima 3 mesi da cameriere, così guadagno qualche soldo. Svegliati stronzo che sono 30 anni che mamma ti mantiene, e le dispiace pure che vai a fare il cameriere. Mi sono rotto il cazzo delle signorine che vogliono fare un sacco di cose, ma non ne sono in grado e se ne accorgono tardi. E allora 800 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto per emanciparsi. Mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza di industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda, si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra 2 anni a fare il benzinaio. Se vince la sinistra vince la droga, e mai che mi invitino a un festino. Mi sono rotto il cazzo del più grande partito riformista d'Europa, del facciamo quadrato nel grande centro, dei girotondi, del partito dell'amore, del governo ombra, di chi si difende nei processi e non nei processi, dei militari nei giardini pubblici a far la guardia a chi pisce il cane. Mi sono rotto il cazzo della sicurezza come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette. Mi sono rotto il cazzo, c'è la crisi,
Da domani acquisto solo caccia bombardieri. È un po' di tempo ormai che vendiamo solo sangue e compriamo solo merda. Mi sono rotto il cazzo che bisogna essere lavoratori flessibili, come il gasolano in tournée ma molto più sorridenti. Di fascisti col culto del corpo che diventano campioni di greco-romano e poi fanno gli agguati ai ragazzini di notte in 5 contro 1. Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata. Che poi i nazisti sono giovani che amano la politica, i comunisti prendono modello Cristo mentre i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero. La prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli. Anche di me stesso, che mi conosco fin troppo bene, ho ancora tutta la vita davanti. Che cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno, e comunque non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro finisce male. Lo Stato sociale, mi sono rotto il cazzo, che poi sarà anche il brano Riserva Indie per tutta la settimana prossima. Allora ragazzi, siamo quasi in coda di trasmissione, vi ringrazio ovviamente per essere stati i nostri ospiti. Grazie a voi. Prestissimo vi ritroveremo nella nostra zona, e c'è un appuntamento anche a metà giugno di cui parleremo un po' più avanti. Con appunto una manifestazione indie all'interno del centro di Alma Ruggero, in quella di La Spezia, in cui suonerà anche lo Stato sociale. Allora ragazzi, diamo i collegamenti per i nostri ascoltatori, come entrare in contatto con voi. Siti internet, lostatosociale.it, che okay. È la base della civiltà. Poi c'è garrinciadischi.it, che è l'altra base della civiltà. Poi c'è facebook.com, basta cercare lo Stato sociale. E poi, cosa c'è? Abbiamo moltissime date, esatto. Stiamo cercando di collegare il sito al sito dell'agenzia di booking, che è Chic Promotion, ma in ogni caso chicpromotion.com, cicpromotion.com è il sito dove si trovano le date continuamente aggiornate. Sono tante, ne vengono fuori nuove molto spesso, settimanalmente, quindi andate là per venire qua a sentire. Sì, il modo migliore per tenersi in contatto è vederci dal vivo e prendere le birrette assieme. Se invece volete il numero di telefono di Lodo è 335-62, non me lo ricordo. Va bene, magari contattatelo direttamente su Facebook e magari chissà che non vi arrivi anche il numero di telefono di Lodo assieme a tutte le informazioni su lo Stato sociale. Ragazzi, prima di chiudere c'è da ascoltare un brano, un altro di quei brani che vi hanno fatto conoscere al grande pubblico, cioè Amore ai tempi dell'IKEA. Uno di voi lavora veramente all'IKEA? Sì, ma non c'è. Non c'è, ecco, peccato. Anche perché volevo chiedergli informazioni su una libreria. Ecco, all'IKEA. Io però ci ho lavorato, se vuoi posso aiutare. Ecco, hai mai avuto delle storie che sono nate all'interno dell'IKEA? Delle storie? Scusa, non ho capito. Hai mai sfruttato la tua posizione di commesso dell'IKEA per agganciare delle donne e avere delle storie poi? No, però le donne lo facevano con me. Facevano con te. Cioè, usavano la mia posizione di servizio clienti, perché io ero al servizio clienti, quindi dovevo essere al servizio, appunto, dei clienti, e a volte mi capitava che dovevo fare degli extra. Ecco, per quegli extra non c'è. È una cosa che racconta con una, cioè, una nonchalance. È un periodo brutto della mia vita. È un'esperienza che l'ha provato, e quindi ci vuole un po' di delicatezza per entrare in questo argomento. No, lo dico perché insomma non lo conosci bene, lui è ancora un po' traumatizzato da questa cosa. Sì. Allora ragazzi, tra l'altro c'è un EP che si intitola proprio Amore ai tempi dell'IKEA, che è possibile scaricare ancora gratuitamente su internet? Sì. Se non sbaglio, su qualche sito, per cui insomma chi volesse su entrare... Quelli meglio forniti. Quelli meglio forniti potete scaricare, ecco, anche ma questo... Andando direttamente nella
la pagina Bandcamp, visto, di Garrincia Dischi, che insomma usiamo molto, anzi direi che è il nostro canale preferenziale in questo momento. Si trova una serie di EP gratuiti e di dischi a pagamento, poco però a pagamento, e EP gratuiti li trovate sul sito Bandcamp. Bandcamp Garrincia Dischi, trovate tutto. Bene, la distribuzione poi è anche, presumo, in qualche catena, non so, le varie Fnac, sì, allora, Feltrinelli, qualcosa si trova? Direi proprio di sì, adesso non è più compito nostro, c'è Venus Dischi che se ne occupa, okay. E quindi sì, io direi un po' ovunque, sì. Bene, allora salutiamo Garrincia Dischi, salutiamo soprattutto lo Stato Sociale. Flavia, fai un saluto al nostro pubblico. Saluto tutti calorosamente. E appuntamento la settimana prossima, l'ultimo brano che ci andiamo ad ascoltare, Amore ai tempi dell'IKEA. Ciao a tutti! Ciao. Sei un personaggio a caso. Niente di offensivo, niente di personale. Ti ho conosciuta quasi per caso. Quella sera ero schivo, mi sentivo un po' male. Ascoltavamo un disco di Celentano. Questo particolare non cambia lo stato delle cose, ma la perizia e l'insana passione con cui ti dedichi alla costruzione di scatole di cartone. Questo sia è determinante. Sorgono spontanee altre domande. Ma cosa sono? Ma cosa sono quelle pantofole a forma di elefante? Che ci faccio qui? Ammiro la tua collezione di scatole di cartone, di scatole di cartone. No, non lo voglio il tuo numero, siamo a posto così. Lascia stare. Se serve, dai, nel caso, se serve ripasso da qui. Passione incontra l'idea, quando la logistica si è fatta dea, quando la passione la incontra amore ai tempi dell'IKEA. Il netto senza tara è bassa marea, tutto ciò che si distrugge poi si ricrea. Il netto senza tara è amore ai tempi dell'IKEA. E Cuba chi era per lui Enea, Euridice getta uno sguardo ad Orfea. E Cuba chi era per lui amore ai tempi dell'IKEA. L'immobiliarismo è una panacea, un mantra che si schiude come ninfea. L'immobiliarismo è amore ai tempi dell'IKEA. Non ti amo però, forse ti cercherò, quando avrò bisogno di una scatola. Casa mia è piena di cose piccole che si perdono facilmente. Quando avrò finito le mensole ti chiamerò, quando dovrò traslocare ti cercherò. Ma dove andrò ad abitare? Ma dove andrò ad abitare? Ma dove andrò ad abitare?